che ha corso in 7:37 vincendo la gara di Stoccarda a Lieven 3 giorni fa, la vittoria di Robles che quindi evidentemente ha avuto un problema proprio dopo la gara disputata in Francia, dove aveva battuto Jeff Porter, lo statunitense. Oppure qualcosa è successo durante gli allenamenti in preparazione di questo evento. Allora, non c'è Robles, partenza falsa. Con alcuni atleti che arrivano fino al penultimo ostacolo. Qui anche perché sono... Ecco che rivediamo. Non saprei dire. Forse è Filipowski qui in fondo. Vediamo un po'. Inquadrano Van der Westen, l'olandese, però. Emanuele Abate ha corso in 7:72, è il miglior italiano in questa stagione a livello indoor, mentre c'è curiosità per vedere Liu Xiang, speriamo a questo punto che ci sia almeno lui nella prossima serie, un Liu Xiang che torna a correre in Europa dopo 3 anni di assenza. L'ultima sua gara era stato il titolo mondiale vinto a marzo del 2008 a livello indoor a Valencia in Spagna. E peccato davvero che non ci possa essere questa sfida con il rivale cubano Dairon Robles. Tornano tutti sui blocchi di partenza. Thomas in corsia numero 5, Dwight Thomas. E poi al suo fianco Kevin Craddock, altro statunitense. Fisico possente. È una lunghissima fila di atleti statunitensi nelle prime posizioni. Anche Svoboda ha corso bene quest'anno, 7:55, ha vinto la gara di Kemins 10 giorni fa. È migliorato sia dalle batterie che in finale, ha il quinto tempo della stagione Peter Svoboda. E adesso si torna sui blocchi di partenza. A Stoccarda ha corso anche Dairon Capetillo, l'altro cubano, anche lui con gli occhiali, quasi un sosia di Dairon Robles. E adesso vediamo se è buona la partenza. Questa volta sì, parte bene Craddock, parte bene Svoboda, che però abbatte tutti gli ostacoli, resta comunque a rimanere in testa. Svoboda. E finisce quasi fermo, 7:65, dopo il penultimo ostacolo non ha più attaccato. Bella gara per Peter Svoboda, che quindi va direttamente in finale. Che dimostra sempre la sua determinazione sugli ostacoli veloci. Sì, un bel atleta, poi grande esperienza per questo 27enne Boemo. Però poi quando ci sono le grandi manifestazioni non sempre riesce a esprimersi ad altissimo livello. Svoboda che anche... C'è sempre l'aspettativa migliore, sì. Poi non riesce mai a cogliere il grande risultato. Un lunghista, quinto nella finale di Doha ai mondiali indoor del 2010. Qui vi rivediamo il suo arrivo e diamo la linea alla regia.